Viole Murruni, presidente del municipio Valpolcevera, realtà particolarmente difficile in un momento in cui gravitano sul vostro territorio i cantieri del Terzo Valico e del nodo ferroviario, forse tra un po' di tempo anche la Gronda, e avete un problema di fondo che è quello della mancanza di un numero adeguato di polizia municipale sul territorio. Certo, la Polizia Municipale in questi ultimi mesi è davvero tanto impegnata appunto sulla sorveglianza alla viabilità che è così influenzata dalla presenza di questi cantieri. Oltre a questo ci sono state le necessità legate anche alle alluvioni perché hanno comportato un notevole lavoro da parte della Polizia Municipale e di base c'è comunque il tema della viabilità che è particolarmente complessa in Valpolcevera, la viabilità e anche la sosta, la tutela anche delle isole pedonali. Purtroppo riteniamo che i vigili siano in numero insufficiente per tutte queste esigenze che sono presenti in Vallate, abbiamo chiesto da tempo un potenziamento delle risorse umane dedicate a questa attività. Poi c'è anche il tema della sede dei vigili, che è un tema particolarmente importante per noi, perché da qualche anno era stata decisa una sede purtroppo decentrata a livello del mercato ortofrutticolo. Noi abbiamo proposto una sede più vicina, più baricentrica, più vicina al territorio, più facilmente raggiungibile dalle persone che devono arrivare da Certosa fino a Ponte Decimo, che è la sede di Villa Carrega, quella del municipio. Sede baricentrica per il territorio la cercate anche per il nuovo polo della salute, la nuova casa della salute di cui si discute da diversi anni per la Valpolcevera. C'è uno stanziamento ma non c'è ancora una sede fisica, appunto. Certo, il tema della Casa della Salute è un tema assolutamente importante per la Vallata. Noi siamo uno dei pochi territori che è rimasto sprovvisto di questa importante struttura, che ripetiamo non deve essere una piastra ambulatoriale, ma deve essere qualcosa di più, un servizio che funzioni 24 ore su 24, anche il sabato e la domenica, per impedire, cioè per gestire anche quelle situazioni che poi invece vanno ad intasare il pronto soccorso. E poi si deve prendere in carico appunto delle cronicità, degli anziani, dei disabili. Quindi per fare tutto questo occorre una sede dedicata. Si pensava qualche anno fa all'area dell'ex Miralanza nella zona di Teglia, è un'opzione ancora possibile? Allora, è comunque un'opzione in campo, però su questo sito si sono verificati dei problemi perché è una sede privata su cui la proprietà aveva pensato di fare una certa operazione che comportava anche un insediamento commerciale piuttosto importante, si parlava di circa 19.000 metri quadrati di commerciale, cosa di cui la Valpolcevera non ha assolutamente bisogno. Così ci si era orientati su altre aree, una poteva essere la Uton, la sede appunto di una ditta che ha chiuso i battenti già qualche anno fa e che è in una zona limitrofa sempre a Teglia. E poi è emersa ancora una terza possibilità che è la sede dell'ex Bulling a Bolzaneto, che comunque anche questa è una proprietà privata perché è della Fondazione Gaslini. Ci sono appunto dei contatti a livello appunto di comune, di regione con queste proprietà per individuare l'area. C'è una delibera della giunta regionale, una delibera recente, che in pratica prenota 4 milioni di euro sui fondi FAS per destinarli proprio alla Casa della Salute in Valpolcevera. E quindi diventa, diciamo, urgente riuscire ad identificare l'area, perché quando poi arriveranno questi soldi bisognerebbe aver identificato l'area e aver avviato già l'iter per il progetto. L'ultima alluvione ha colpito anche il vostro territorio, problemi a Ponte Decimo, problemi in altre zone delle vostre delegazioni e un danno storico, artistico, quello del chiostro della Certosa che è crollato in una sua parte. C'è possibilità, secondo voi, di riuscire a riprendere quest'opera oppure diciamo, bisogna abbandonare ogni velleità su questa struttura? Io personalmente non voglio abbandonare nessuna speranza. Io penso che purtroppo abbiamo subito una gravissima perdita perché è un bene culturale importantissimo da cui è nata Certosa nel 1300. Io penso che se questo bene culturale fosse stato in un'altra zona della città, nel centro per esempio, forse non saremmo arrivati a questo punto perché sarebbe stato tutelato diversamente. Purtroppo siamo arrivati a questo. Questo crollo è avvenuto proprio il giorno prima, in pratica, dell'avvio di lavori di ristrutturazione, cioè più che di ristrutturazione di messa in sicurezza, perché il triennale dei lavori pubblici aveva stanziato 500.000 euro per la messa in sicurezza. Purtroppo si è verificato questo grave evento. Adesso i lavori così, di messa in sicurezza di questo crollo sono terminati ed è stata chiusa, recintata l'area. E quindi noi vorremmo riaprire per i bambini, anche perché sta arrivando la bella stagione, vorremmo riaprire quel giardino. Anche noi come municipio avevamo stanziato 20.000 euro per risistemare proprio il giardino, per risistemare le panchine, l'aiuola centrale.
Quindi stiamo valutando come far avviare questi lavori e almeno restituire ai bambini questa realtà. Per il chiostro abbiamo avviato diverse attività, abbiamo preso contatti con il FAI e ci piacerebbe che l'anno prossimo il chiostro possa essere inserito nelle giornate del FAI. Questo anche un po' per richiamare l'attenzione, per focalizzare un po' l'attenzione su questo. Un'ultima battuta, perché i tempi sono limitati, la volevo fare sul Festival dell'Intercultura che sta prendendo il via proprio in questi giorni Valpolcevera, un appuntamento che si rinnova dopo una prima edizione dello scorso anno. Sì, questo è il secondo anno che procediamo con questo Festival dell'Intercultura che ha avuto molto successo. Proprio oggi, giovedì, alle 18.30 all'Albatros, ci sarà la proiezione del film Radici. È un film che racconta appunto la storia di una cittadina di origine ecuadoriana che dopo tanti anni di vita vissuta a Genova ritorna nel suo paese, lo ritrova completamente cambiato, ritrova le sue radici pur nella consapevolezza di avere ormai la propria realtà, la propria vita, di essere ormai integrata nella realtà genovese. Comunque questa è l'occasione un po' per fare il punto su un tema molto importante, Valpolcevera, perché non dimentichiamo che la Valpolcevera ha sempre ricevuto le ondate migratorie, da prima dal sud d'Italia, adesso anche da altre parti del mondo, e questo festival ci consente anche di fare un po' un parallelo fra questi diversi tipi di emigrazione, anche per favorire l'integrazione fra culture che nel nostro territorio è molto importante. Grazie Iole Murruni, presidente del municipio Valpolcevera, per essere intervenuta a Liguria Talk, blog caffè. Grazie.